Il relitto dell'aereo sarà dall'altra parte. Non vedo niente. Sicura che siamo nel posto giusto? Certe cose non si dimenticano. Ci ritroviamo sulla montagna senza l'attrezzatura per scalarla. E dubito che queste lastre di ghiaccio siano stabili. Faresti meglio muoverti prima che si spezzino. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Eccolo. Santo cielo, è ridotto una carcassa. Quanti anni avevi all'epoca? 8, 9? Più o meno. Quello sì che è l'ideale per raggiungere la cima di una montagna. È di Rutland. Gli avevo detto di non immischiarsi, ma sembra deciso a seguirmi in capo al mondo. Forse non ti ho capito. Credi si trovi all'interno? Ne dubito. È un pantofolaio, non un uomo d'azione. Attenta! D'accordo, fa attenzione. Potrebbe precipitare di... Ah, un attimo! Se vai lì dentro senza un contrappeso, finirai diritta nel baratro. Grazie del consiglio, Tim. Si vede che ti sto a cuore. Al pari di Winston, è lui che mi firma gli assegni. E quello? Sì. Sì. Certo. Chiedevo solo. Di solito è passato altrui quello in cui scavi. È qui che ti sbagli, Rick. Questa è sempre stata la chiave di tutto. C'è ancora un luogo che devo visitare. Non sarà una cosa lunga. Ok. Scommetto che qui vive il fratello. Accidenti, è troppo rischioso, Lara. Andrà tutto bene.
Se solo potessi camminare sull'acqua. Non vorrei sembrare inopportuno, ma sono contento di essere a casa. Divertente, Zip. Ora però da ciuntarlo. Scusa. Ti sarai sicuramente congelato, Lara. Sei sicura di sentirti bene? Non mi sento più le ossa. Fa davvero freddo. Me la caverò lo stesso. Meno male che questi non c'erano l'ultima volta. È strano. Queste porte prima non erano chiuse. Immagino che dovrò trovare un modo per riaprirle. Ogni oggetto ha una funzione simbolica. Se solo fosse così, un'altra seccatura. Beh, una cosa l'ho fatta. Come facevi a sapere che era qui? Lasciami solo un minuto. È spezzata, ma forse... Beh, se questo è tutto quello che fa, credo che abbiamo buttato il nostro tempo. Immagino sia il momento di trovare un modo per uscire da questo monastero. Che ne dici di usare queste ragioni? E ora sappiamo come il giovane Artù divenne... Dobbiamo tornare in Bolivia. Ne riparleremo lì.